Sindaco Menesini, il Partito Democratico ha ritrovato compattezza sugli assi viari, quindi da parte di Capannori ora è tutto risolto il problema che c'era nei mesi scorsi? Ha trovato una sintesi su quelle che sono le diverse posizioni e soprattutto ha accolto la richiesta fatta dal Partito Democratico di Capannori, quindi fatta al Partito Democratico territoriale, di chiedere con forza il finanziamento di tutta l'opera, perché questo sistema viario ha senso solo se viene realizzato nella sua interezza, quindi con i collegamenti ai due caselli. L'altro elemento è quella di una revisione profonda del diciamo, l'asse nord-sud di quella che è il progetto oggi in fase di definizione, una revisione profonda dove anche gli enti locali svolgono un'azione di monitoraggio. Con queste premesse i lavori possono partire? Con queste premesse, soprattutto con la premessa del finanziamento di tutta l'opera. Ci vuole la certezza che sia realizzato tutto il complesso e che quindi non sia uno scaricabarile, non sia una delocalizzazione del traffico dal Viale Europa o dalla circonvallazione a Via Domenico Chelini. Su questo la posizione di Capannori è sempre stata chiara e continua ad essere chiara. Parlando di infrastrutture, ci sono importanti novità per quanto riguarda l'aeroporto di Tassignano? Proprio così, ieri mattina è stata firmata nella sede di ENAC dal presidente Baronti e dall'amministratore delegato dottor Quaranta la concessione ventennale. Questo è un grande risultato per il lavoro che in questi anni è stato svolto dalla società, dagli amministratori e anche dall'ente comunale e da tutti quelli che ci hanno dato una mano a raggiungere questo obiettivo. Concessione ventennale cosa vuol dire? Si esce da una situazione di precarietà per poter andare a ragionare con altri soggetti per un vero e proprio sviluppo di quella società.